Ciao a tutte, un saluto un po' raffreddato, spero di farcela. Bezrat Hashem, Hashem aiuta sempre, basta volerci far aiutare. Allora vediamo un attimo il Yomion di oggi, cosa dice? Allora dice questo, il Tzemach Tzedek, che era il terzo rebbe di Chabad, fu arrestato, sentite bene, 22 volte durante il convegno rabbinico a Pietroburgo nel 1843, perché fu arrestato per la sua opposizione alla richiesta del governo riguardo a cambiamenti nell'educazione, eccetera. Figurate, il governo mette il naso nell'educazione dei bambini ebrei e ci viene a dire come cosa dobbiamo fare, che Dio non voglia. Il ministro in carica gli chiese: non è questa una ribellione contro il governo? E il Tzemach Tzedek rispose: un ribelle contro il governo è punibile con la morte del corpo, un ribelle contro il regno dei cieli è punibile con la morte dell'anima. E allora, cos'è peggio? E noi possiamo anche sentire tutta la forza dei nostri Rebbeim, che ce l'abbiamo anche dentro. Noi, che viene anche dai nostri padri, l'abbiamo ereditata, dobbiamo tanto scoprirla. Allora iniziamo oggi. Ultimamente, per chi mi ha seguito, stiamo percorrendo un cammino un po' a tappe, ma è sempre lo stesso cammino. Ed è un cammino con la speranza che ci porti ad una maggiore consapevolezza di cosa ognuno di noi può veramente fare, di quale forze può mettere in campo per vincere il male e portare la redenzione a se stesso e nel mondo, perché è questo del quale si tratta oggi. Dobbiamo cominciare a collegarci al fatto che non siamo più qui a rimediare, a migliorare una piccola cosa qua, una piccola cosa là. Adesso siamo davanti al progetto finale e ognuno di noi è chiamato a mettere, a fare la sua parte, perché la possibilità che si presenta adesso è veramente eccezionale, per cui non possiamo perderla. Nessuno vuole un altro giro. Perché abbiamo già detto, nessuno di noi ormai vuole tornare alla normalità che ha lasciato, anche se, e confesso anch'io, ancora a tratti ne siamo attratti. A volte viene voglia di mettersi lì, non pensare più a niente e tornare al tran tran e alla routine. Noi però, se andiamo a guardarci meglio dentro di noi, la verità è che noi preferiamo guardare invece a un futuro del tutto diverso, ancora una volta non un miglioramento qua, un miglioramento là, qualcosa per cui valga la pena di lottare, di sforzarsi. E niente come la redenzione rappresenta meglio un simile futuro, e su questo possiamo essere tutti d'accordo. E sapere che siamo così vicini, come il Rebbe ci ha ripetuto infinite volte, ci deve dare anche proprio la motivazione, la forza per il coraggio per compiere questi ultimi passi. Purtroppo, però, il nemico è sempre lì in guardia e tenta ancora di opporsi, ma la sua vera forza, e questo è qualcosa che dobbiamo capire e veramente capire, la sua vera forza oggi è solo quella che gli diamo noi. Cosa vuol dire? Quando noi gli conferiamo al nostro nemico valore di realtà e di minaccia, come se il nostro nemico fosse dotato di volontà autonoma in grado di opporsi alla volontà di Dio. Cioè, non esiste che c'è qualcuno e Dio non lo sa, gli è scappato via e non ha la possibilità di fermare qualcuno che si oppone alla sua volontà. È chiaro che tutto è governato da Dio e se noi, se l'ebreo ha ricevuto a immagine di Dio la stessa capacità di scelta, di libera scelta, per consentirci un lavoro, appunto di scelta fra il bene e il male, questo è diverso.
i non ebrei, e i non ebrei sono più esposti ad essere a meno che appunto non prendano in mano quello che Dio stesso ha comandato loro tramite Mosè, che sono le sette mitzvot dei figli di Noè, e collaborare così al progetto finale. Ma altrimenti i goyim sono in mano all'utilizzo che Hashem ne fa per, in genere quando ci vengono contro, abbiamo visto, per essere una prova che viene a svegliarci. Quindi il nemico è semplicemente una prova che ci consente di rivelare le nostre forze più grandi e nascoste. Perché quando la vita ci scorre tranquilla e non dobbiamo faticare per niente, la nostra tendenza è addormentarci e non tiriamo fuori nessuna forza in questo mondo particolare. Viviamo per vivere esattamente come fanno gli animali, e noi non siamo stati messi qui per questo, ovviamente. Quando però noi vogliamo veramente questo futuro del tutto diverso, veramente migliore, dobbiamo chiederci, veramente lo vogliamo? Sotto tutti gli aspetti, quanto? È una domanda che chiedo, la faccio a me e chiedo a ognuno di farla a se stesso, quanto veramente lo voglio? Perché sappiamo tutti che quando vogliamo fortemente qualcosa, siamo disposti a sforzarci per quella, altrimenti no. Quindi quanto vogliamo veramente la redenzione? Quanto vogliamo Moshiach? Quanto questi concetti fanno parte della nostra vita reale? Il Rambam dichiara che chiunque non crede nel Moshiach o chiunque non attenda la sua venuta, e il verbo che viene usato per attendere è lo lechakot, è lezzapot. Lezzapot è un'attesa attiva, è un'attesa fremente, è un qualcosa che non vedi l'ora di, che fai di tutto per. Questa è l'attesa di cui parla il Rambam. Per cui il Rambam dice che chiunque non crede nel Moshiach o chiunque non attenda la sua venuta non nega solo gli insegnamenti dei profeti, degli altri profeti, ma anche quelli della Torah e di Moshe Rabbeinu. Praticamente non essere dentro Bainianim, come si dice in ebraico, vuol dire essere fuori dai giochi. Ora, tutti noi, perlomeno che studiamo, affermiamo di credere che verrà, giusto? Ma in che modo ciò influisce sulla nostra vita? Ciao, Dio. Allora, adesso vi racconto un esercizio che Rav Katzabi ha proposto tempo fa, anni fa, quando è stato invitato a parlare davanti a un pubblico non facile, perché era un pubblico di una marea di ragazzine di scuole medie religiose, davanti al quale lui era stato invitato a parlare di questi argomenti, della redenzione, di Moshiach, eccetera. E subito si è reso conto che un pubblico simile, pronto a chiacchierare fra di loro e a non dare importanza a niente, come ragazzine giovani spesso succede, aveva bisogno di un approccio diverso. Per cui l'approccio è stato: devo fare qualcosa di un po' originale che sia anche interattivo e le coinvolga. Quindi, cosa ha fatto? Distribuito a tutti un foglio di carta, una penna, e ha chiesto di fare un esercizio di immaginazione, ma immaginazione nella quale ti concentri e provi veramente a vedere nella tua mente quello che ti viene proposto di vedere. Ora, qual era questo esercizio? Era quello di immaginarsi, sentite bene anche perché questo esercizio sarebbe bello che ognuno lo prendesse su di sé. Di immaginarsi che all'improvviso bussa alla porta, apro la porta e mi trovo davanti niente meno che al profeta Elia. E non che ci sono dubbi, è lui. Non ci sono dubbi, è lui e basta. Cosa mi viene a dire il profeta Elia? Mi viene a dire: guarda, fra Grazie, fratello. 24 C'è il ruota. ore. Eccola che vo', destra Nanda è riuscita, grazie all'aiuto di sua figlia. Sua figlia adesso le insegnerà come farlo anche da sola, Bezrat Hashem.
Allora, qual è l'esercizio? Arriva il Yao Anavi alla tua porta, bussa e dice: fra 24 ore arriva Moshiach. Preparati. Allora, ognuno doveva scrivere cosa, come avrebbe utilizzato quelle 24 ore. A un certo punto, in forma anonima, danno tutti i fogli scritti al Rav Katzabi. E leggendoli trova veramente un sacco di cose interessanti e alcune un po' assurde, perché l'idea che quella che dice: informo tutti. Dico, come fai a informare tutti? Niente, metto un messaggio su WhatsApp, sui social media, e dico a tutti: ha bussato stamattina e Leona via la mia porta, dice fra 24 ore arriva, preparatevi. Con tutta probabilità, se la prima cosa che fa questa, la gente gli dice cosa è successo a questa. Però diciamo anche che la cosa fila, ma tutto qual è lo scopo dell'esercizio è che uno veramente si immagini, entri a sentire che adesso, in modo vero, reale, entro 24 giorni, redenzione, Moshiach qui. Ho 24 ore, cosa ne faccio? Ci sono state ragazze che hanno scritto che io butto via tutti i vestiti non modesti che ho nell'armadio, l'altra che dice: voglio chiedere scusa ai miei genitori, a mia sorella, a Tizio e a Caio, l'altro che dice: esco fuori in strada a cercare poveri a cui dare la tzedakah, perché ho studiato che una volta che arriva la redenzione, se si va fuori a cercare non li si trovano più, per cui posso farla adesso questa mitzvah. E ognuno cerca delle cose che in genere non fa, evidentemente. Quindi, qual è il risultato? Che ognuno di loro sapeva più o meno in che cosa doveva migliorare, su che cosa doveva lavorare. E perché non l'ha fatto fino adesso? Domanda. E la risposta può venire, e non è una bella risposta, che ci ricordiamo che secondo Ramba non basta crederci che Moshiach arriva, ma bisogna anche attenderlo in modo attivo, perché se non lo attendo io praticamente nego tutta la Torah, i profeti, tutto quanto. Quindi metterci nei panni di questo, bisogna che mi chiedo perché le cose che io stessa so, e so che sono le cose che aiutano a farmi trovare pronta a preparare il mondo per Moshiach, le so ma non le faccio. E quanto è grave a questo punto che io non le faccio. E tutto ciò cosa viene a ricordarci? Qualcosa che ripetiamo spesso, ultimamente non vorrei annoiare il pubblico, però dobbiamo prendere in considerazione la cosa. Tutto ciò viene a ricordarci che le cose veramente importanti le si conquistano solo con uno sforzo. Quindi la domanda che ci si pone qui è: fino a che punto comprendo e sento che Mashiach, che la redenzione, sono importanti per me? Perché se alla fine non sento questo, giustamente, perché mi devo muovere? Non è una realtà per me, e questo è un problema. Proprio per questo il Rebbe continua a dire che dobbiamo studiare argomenti nella Torah scritta, nella Torah orale, che riguardano la redenzione Moshiach, per farli diventare attuali, palpabili, qualcosa che fanno parte della vita reale, non un sogno. Quindi la domanda è: fino a che punto sono disposta a lavorare per questo, a compiere degli sforzi? Ora troviamo un aiuto, come sempre, nella Parashah. La Parashah di Chayei Sarah, per la quale io consiglio anche di vedere lezioni del passato, perché riguardano un discorso del Rebbe, tra quelli fondamentali, che è stato pronunciato durante un convegno di tutti gli emissari del Rebbe, e che fa capire come ogni ebreo, non soltanto gli emissari del Rebbe, è un emissario, è un inviato, praticamente un inviato da Dio, con un compito e quale forza e cosa ognuno di noi può veramente fare. Ed è veramente un consiglio, insomma, di sentire. Comunque, in questa parasha accadono anche molte altre cose, e
E c'è una verità che Avram Avinu ci insegna, questa verità, il fatto dello sforzo. Noi viviamo in un mondo nel quale la mentalità che prevale, e ciò vale in qualche modo anche per ognuno di noi, non è che siamo esenti da tutto ciò, anche se capiamo che non è il meglio, ma come tendenza purtroppo opera anche dentro di noi, è quella del minimo sforzo, massimo guadagno. E chi non vorrebbe? Faccio il meno possibile, ricevo lo stesso il risultato perché devo darmi da fare e devo lavorare. Su questa base spesso si basa anche la pubblicità che sempre offre offerte vantaggiose. Su questa base noi compriamo chi lo fa, il biglietto della lotteria per vincere, perché così, perché no, la vita se vinco diventa estremamente facile, posso avere tutto quello che voglio. Non dovrò fare più fatica. E così, anche se non ce ne accorgiamo dentro, ragioniamo perché siamo attirati. Se c'è la possibilità di andare a prendere qualcosa che costa molto meno, per la quale dobbiamo fare meno sforzo, perché non scegliere quella? Se c'è la possibilità di ricevere qualcosa gratis, chi mai si opporrebbe? È un'occasione. Avram Avinu invece. Cosa ci troviamo in questa parasha? Che Avram Avinu invece dovete discutere a lungo e con tutte le sue forze per convincere Efron a vendergli a pieno prezzo la grotta di Machpelah per seppellirvi la moglie Sarah. Cioè, Avram Avinu era estremamente rispettato e onorato. A Efron, come prima cosa, ha detto: per me è un onore, tutte le tombe che hai qui davanti, scegli quella che vuoi, non mi devi niente, eccetera. E ha insistito, ma non ha insistito abbastanza quanto ha insistito Avram Avinu, che ha detto: non se ne parla, almeno tu potessi ascoltarmi, ti sto dicendo che io te la voglio pagare. E senza sconti, a prezzo pieno. Poi, come tutti, alla fine, i nemici nostri, questa generosità di Efron si è rivelata in un interesse non da poco, perché quando accetta di vendergliela tira fuori un prezzo esorbitante che non ha nessun senso. Ma Avram Avinu non si sogna di controbattere, di dire non è questo il vero prezzo, anzi, contento, paga tutto, non vuole sconti, vuole sapere che ha comprato, acquistato questo terreno ed è suo perché l'ha pagato. Però la domanda, lui dice, cosa c'era di male, perché rifiutarla? E una storia simile è accaduta anche con David Amelech, che volle comprare per il suo prezzo intero Gerusalemme, praticamente il Monte del Tempio. È una storia lunga, un po' complicata, però David Amelech, dopo alcune cose che ha fatto che hanno prodotto risultati non dei migliori, è stato consigliato dal profeta di andare lì, in questo posto, e su un altare portare dei sacrifici per fermare un'epidemia che stava facendo morire. E quando arriva a chi possedeva allora questo terreno, anche qui Davide Melech era molto rispettato, per cui ha detto: ma non c'è problema, te lo regalo. Stesso discorso, Davide Melech si è impuntato che non voleva nessun dono, voleva comprarlo, e anche per il prezzo pieno. E la stessa cosa è successo con Yaakov, che comprò il suo prezzo pieno Shechem. Ora, per capire tutto questo del quale stiamo parlando, è veramente un po' più a fondo, perché altrimenti ci resta il dubbio del ma cosa c'è di male a ricevere una cosa a gratis, soprattutto se sappiamo che HaKadosh Baruch Hu comunque ci ha promesso la terra di Israele, che l'avremmo ricevuta in qualche modo, è già nostra. Allora, per capire bisogna comprendere un concetto che in passato probabilmente abbiamo sì toccato, ma oggi ritocchiamo di nuovo, un concetto trattato dalla Kabbalah e dalla Chassidut, che si chiama Or Yashar Veor Chozer, che tradotto vuol dire luce diretta e luce che torna. Non so se questa è la migliore delle traduzioni. E dobbiamo capire la differenza fra questi due tipi di luce. Ora, c'è una luce che ci viene direttamente dall'alto, spirituale, elevata, che ti arriva giù, e
E ve n'è un'altra invece per la quale noi dobbiamo lottare, che siamo noi a rivelare con uno sforzo da parte nostra. Per fare un esempio, tutti sanno che esiste il Talmud Bavli e il Talmud Yerushalmi. Sulla base del Talmud poi è stata decisa anche tutto quello che è Halakha. Qual è la differenza fra questi due? Il Talmud Yerushalmi è assolutamente a un livello più elevato, più profondo, e d'altra parte, per nostra sorpresa, vediamo che, che alla fine tutte le halachot, in caso di discordia fra i due Talmud, si basano proprio su quello Bavli. Perché? Il Talmud Yerushalmi è quello che abbiamo detto, la luce che arriva dall'alto, qualcosa di semplice, diretto, arriva dall'alto, ci vengono dette le cose chiaramente, dove non si vedono contraddizioni, tutto è molto chiaro, praticamente bisogna fare quello che c'è scritto. Il Talmud Bavli è pieno di discussioni, di contraddizioni da dirimere per arrivare a una qualche conclusione. Per chi studia il Talmud Bavli sta lì. Pagine e pagine su un solo argomento a vedere tutte le opinioni che saltano fuori, proprio quando credevi di aver capito qualcosa, salta fuori l'ipotesi che non è per niente così e vanno sviscerate tutte per arrivare poi a una decisione. Quindi lì si arriva alla luce, perché alla fine si arriva a una decisione, ma se, che è luce perché ci guida. Ma questa luce arriva proprio attraverso il buio, arriva con un grande sforzo da parte nostra, lo sforzo attraverso il quale si arriva a una soluzione anche là dove sembrava impossibile poterla vedere. Il buio, la capacità di farti pensare, qui non è possibile, non ce la faccio. Quando invece non ti fermi e sai che lì dentro c'è una grande luce e ti sforzi, proprio da lì tiri fuori questa luce che è chiamata Or Hozer, luce che sei tu stesso che fai ritornare su, che fai emergere dal buio. Quindi la luce che riceviamo dall'alto ci arriva senza il nostro sforzo, quella che torna viene dal nostro sforzo e viene dal buio. E così è per tutto, tutto quello che ci capita di vivere. Dio ci ha posto, e questo dobbiamo anche ricordarci, ci ha posto nel buio. Infatti il mondo nasconde il divino, ci ha posto nel buio, proprio perché la lotta ci costringe a scoprire in noi una luce della quale non saremmo consapevoli se la vita, abbiamo detto, scorresse senza nessuna difficoltà, senza nessun attrito. Grande dormite, eh? Questa luce che solo così riveliamo è molto più forte, nonostante non sia la luce che ci arriva direttamente da Kadosh Baruch Hu, ma guarda caso, a Kadosh Baruch Hu ha piacere e desidera questa luce che noi tiriamo fuori dal buio in cui lui ci ha messo, perché è molto più elevata e non soltanto la riveliamo fuori da noi, non soltanto fa chiarezza fuori di noi, ma la riveliamo dentro di noi. E questa è la luce più cara a Dio. Ma a noi piacerebbe ricevere tutto senza sforzo, no? Ancora questa cosa si lavora in noi. Ma se noi andiamo dietro a questa tendenza, il risultato diventa tale per cui la completa mancanza produrrebbe una completa mancanza di una qualsiasi crescita dentro di noi. Resteremo come siamo, occupati solo del nostro mondo materiale, senza significato e senza scopo nella vita. Che uno arriva a chiedersi cosa ci stiamo a fare, a cosa serviamo. Non troveremo mai noi stessi se non c'è sforzo, se non c'è lavoro, se non c'è la possibilità di superare qualcosa che viene a nascondere, che viene a bloccare, che è stato messo lì proprio per questo. Vi è un esempio bello che la Chassidut porta: se un albero viene piantato in prossimità dell'acqua, di una sorgente d'acqua, l'albero farà arrivare le sue radici, evidentemente, dove potrà prendere dall'acqua la sua vitalità,
e crescerà per quello che le sue radici gli consentiranno di crescere. Quando invece viene piantato un albero lontano dall'acqua, volendo sopravvivere, l'albero dovrà estendere e far crescere le sue radici molto più lontano e molto più in profondità finché non arriva a trovare l'acqua, l'acqua che gli dà vita. Quindi il suo sforzo, il suo lavoro lo porterà alla fine a essere un albero molto più forte, molto più resistente, proprio per il lavoro che ha dovuto fare. Ora, facciamo ora un esempio. Quando ci sono tutti i fogli che non sto saltando qualcosa. Posso scusate un secondo, vorrei controllare qualcosa. È proprio così. Ok. Allora, quando noi vogliamo chiedere a Dio, per esempio, di guarire qualcuno, o come oggi succede, di liberare tutti gli ostaggi, che sia presto amen, di guarire tutti i feriti, di proteggere i nostri soldati, in pratica cosa gli chiediamo? Gli chiediamo di cambiare in bene la situazione che si presenta al momento, giusto? Chiediamo di cambiare. Ora, che forza ha la nostra preghiera di cambiare la realtà? Uno può dire, Hashem decide, Hashem ha deciso per... È inutile sto lì a dirgli dai, 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 su, su, come fa un bambino, dai, però dammelo, dammelo, dammelo. Uno potrebbe pensare così, eppure Hashem, già avevamo fatto in passato una lezione dove avevamo capito come proprio la preghiera è il momento ideale che ci permette realmente di rivolgerci a Dio, nel senso di avere un rapporto vero con Lui e di unirci a Lui. Oggi scopriamo ancora qualcos'altro di molto forte, ed è buono che lo scopriamo perché darà una vitalità tutta diversa a tutti i momenti in cui oggi penso che ognuno di noi prende i momenti della giornata e ormai ci sono anche gli usmot iniziative di dire Teilim, di pregare di notte quando appunto le battaglie di questa guerra sono più forti lì insieme al nostro nemico che si è sconfitto immediatamente. Per cui se noi pensiamo che il nostro pregare, il nostro dire Teilim è così, uno sforzo così, ma non ha un impatto reale, togliamo anche potere a questo, per cui più noi infondiamo potere, motivazione e consapevolezza di cosa noi possiamo fare veramente quando diciamo Teilim, veramente quando preghiamo, vedremo anche molto prima i risultati sul campo. Ora, vediamo un attimo. Allora, abbiamo visto che nella preghiera di fatto noi chiediamo spesso e volentieri a Dio di cambiare la situazione che così non ci va bene, noi lo vogliamo vedere migliore. E che la domanda ancora, che forza ha la nostra preghiera di cambiare la realtà? La risposta è semplice. Semplice ma non semplice. La preghiera opera un cambiamento in noi stessi, e quando noi cambiamo possiamo influenzare un cambiamento anche nella realtà. Passo successivo, domanda successiva: qual è il cambiamento che opera in noi la preghiera? Immaginiamoci un attimo: noi ci presentiamo con la preghiera davanti a Dio. Chi è che si presenta di fatto? Di fatto si presenta la nostra anima divina, che ha l'unico interesse veramente di unirsi a Dio, ma si presenta anche lì la nostra anima animale, non è che va in pensione del tutto durante la preghiera, come ognuno sa. E sappiamo anche che la nostra anima animale è interessata unicamente al proprio guadagno, al piacere materiale, tutti lo sanno. Ora, nella preghiera noi dobbiamo collegare queste due anime. Ops, compito
Non facile. Cosa vuol dire? Come? Adesso immaginiamoci qualcosa. Quando noi portiamo in sacrificio l'anima animale, la sacrifichiamo, la portiamo come corban, proprio come si portavano i corbanò, gli animali, sacrificiamo gli animali, quindi anche vogliamo sacrificare l'anima animale in offerta sull'altare. Che funzione ha questo sacrificio? Vuole distruggere l'anima animale, abbiamo detto tante volte, noi non abbiamo nessun interesse a distruggere l'anima animale, perché noi abbiamo interesse a reclutare in toto l'anima animale a servire Dio con tutta la forza di cui è capace, con tutto l'entusiasmo e la vitalità che proprio l'anima animale come un toro pieno di forza ha. Quindi cosa di fatto sacrifico? Cosa porto io sacrificio? Che funzione ha questo sacrificio? Non è distruggere l'anima animale. La parola corban, ci ricordiamo, ha il significato di avvicinare. Sentite una cosa interessante che a me veramente ha colpito e alla quale non avevo mai pensato. Noi sappiamo che il contatto con un animale morto procura impurità in chi lo tocca. Per cui chi ha impurità non può servire nel tempio. E ora il sacerdote che offre il corban, cosa non tocca l'animale che è stato sciartato, offerto? Ovviamente lo tocca, perché cosa fa? Non può offrirlo allora perché diventa impuro. E quindi c'è da scoprire qualcosa che non abbiamo forse mai pensato. Come facevano i sacerdoti a offrire sacrifici a toccarli senza diventare impuri? Era possibile perché l'animale in questo caso non si considerava morto, bensì offerto come corban, cioè avvicinato alla santità al punto di rivelare in sé appartenenza alla santità e non più all'impurità. È un'elevazione. Tutto anche il nostro uso del mondo materiale per elevarlo alla santità, e anche il Corban ha questo scopo. Quindi anche la nostra anima animale noi la vogliamo elevare alla santità, che sia parte anche lei della santità. Per cui è questo che noi offriamo. E le nostre preghiere sappiamo tutti che sono in corrispondenza ai sacrifici. Quindi di fatto quando noi preghiamo, cosa chiediamo? Noi chiediamo di cambiare. Noi chiediamo di arrivare ad aspirare ad altro invece che solo ai piaceri materiali, di poter usare il mondo che ci circonda materiale per uno scopo più elevato. Questo è quello che veramente chiediamo e per questo abbiamo bisogno dell'anima animale che si attivi anche lei. Per questa la eleviamo, la offriamo come avvicinamento. E quando la nostra preghiera comprende questo tipo di lavoro, operiamo veramente un cambiamento in noi. Possiamo capirlo che nel momento in cui le due anime lavorano all'unisono, è chiaro che io cambio, è chiaro che quello che ha sempre messo davanti come ostacolo adesso non è più un ostacolo e posso affrontare cose che finora mi avevano bloccata. Quindi un cambiamento dentro noi e questo si esprime anche in una possibilità di cambiare il mondo fuori di noi. Ancora una volta, quando io cambio me stesso, rivelo la forza divina che c'è in me, la mia influenza, influenza ovviamente il mondo. Questo è quello che Dio vuole. Dio vuole che preparo il mondo a essere una dimora dove lui può rivelarsi. Quindi questo è il segreto della preghiera, la sua forza incredibile. Per questo Avram vuole ad ogni costo acquistare a prezzo pieno la grotta di Marpelà, luogo di preghiera, attraverso il quale passeranno poi tutte le nostre preghiere. Ha detto che passano tutte di là. Proprio per la forza che ha la preghiera di cambiare l'uomo stesso e il mondo. Quando però, quando questa comprende in sé uno sforzo, un sacrificio, e per questo il primo luogo di preghiera, che fu la grotta di Marpelà, dovete essere acquistato con uno sforzo e non accettato come un dono. Adesso cominciamo a capire perché si è così intestardito, quando in fondo poteva dire: ma sì, la prendo in dono, tanto Hashem mi ha dato tutta la terra Israele, sarà mia comunque. No, il posto dove si prega, il posto dove viene fuori la forza che noi
possiamo tirare fuori da noi stessi, di cambiare noi stessi, il mondo deve arrivare con uno sforzo, altrimenti non funziona. Quindi quando la nostra preghiera comprende in sé questo tipo di lavoro, questo cambiamento, Dio trova in noi un luogo veramente dove risiedere, trova in noi con chi unirsi veramente. Se noi gli mettiamo davanti sempre la nostra anima animale che blocca, quando con tutte e due le anime noi facciamo per lui un recipiente, una dimora in grado di contenerlo, nonostante che lui già sia dentro di noi, ma finalmente può anche rivelarsi. Quindi Dio vede il nostro lavoro e non la nostra passività, il nostro aspettarci tutto e solo dall'altro gratis. Quante volte noi ci lamentiamo, ma cosa ho fatto? Ma perché qui? Ma perché lì? Ma perché su? Ma perché giù? Quante volte abbiamo lamentele da portare ad HaKadosh Baruch Hu, invece di prendere parte attiva, che nel momento in cui solo che faccio questo sforzo, a cada suo ci apre davanti orizzonti incredibili. Quindi questo nostro lavoro ci porta a superare i nostri limiti, dai quali in genere ci lasciamo fermare e condizionare, ci apre la strada a un cambiamento vero e profondo. E così fu anche per David Melech, che comprò a prezzo pieno il luogo dove sarebbe stato costruito il tempio e dove gli ebrei avrebbero pregato, luogo che poteva ricevere una santità che da lì non si muove più. Quindi quello che riceviamo gratis ci vede staccati da Dio, ci vede passivi, non in società con Lui. Qui si spiega la differenza, tra l'altro, fra il monte Moriah e il monte del Tempio, sul quale fu legato Yitzhak, cioè il monte Moriah, che è il monte del Tempio, con la differenza fra il monte Sinai, dove ci fu donata la Torah. Come mai sul Sinai ci è stata data la Torah e il monte Sinai, non sapevo neanche dove essere, anche lo sapessimo, non ha nessuna santità, non, niente, nessuna santità. Solo il monte Moriah, non solo, ha lì in particolare ha una santità che di lì non si sposta, lì dove è stato legato Yitzhak, dove si è espresso la volontà di darsi completamente a HaKadosh Baruch Hu e di sapere sacrificarsi. La differenza è che al Monte Sinai la Torah ci è stata data dall'alto, abbiamo già fatto conoscenza di questa luce diretta che viene dall'alto, senza che noi fossimo parte del lavoro per riceverla. E per questo il luogo non ha assunto una santità. Sul Monte Moriah si dimostrò a Dio e a tutto il desiderio di sacrificarsi per lui. E quello fu scelto per avere una santità eterna. Questo sacrificarsi significa Korban, Lekarev, avvicinarsi a Dio, diventare uno con lui, diventare parte della santità che non verrà più separata. Il sacrificio costruisce in noi una personalità diversa, la capacità di cambiare. Quindi, se noi siamo in un percorso, in questo periodo di lavoro, il lavoro che deve essere effettivo, efficace, aiutare in tutta la situazione pratica nella quale siamo per arrivare a una soluzione definitiva che è la redenzione, abbiamo questa arma incredibile, solo che forse non sappiamo come usarla. Adesso cominciamo forse a capire di più e a provare a tentare di più, anche perché quando viene detto Yagati velo mazzati altamin, una storia dice che qualcuno era arrivato e aveva detto: io mi sono sforzato veramente a capire un passo della Gemara, ma proprio mi sono sforzato, 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 ma non ho capito. E la Torah ti viene a dire: no, non è possibile. Se ti sei sforzato veramente, hai trovato. Ma che cosa hai trovato? Può darsi che non hai capito in quel momento qualcosa, ma hai trovato lo sforzo stesso, hai trovato il potere che quello sforzo ti ha messo dentro per rivelare forze che prima non conoscevi. Per cui ogni volta che lo sforzo è sincero ed è non con forze che noi non abbiamo, non ci viene chiesto di fare qualcosa che
tocca a qualcun altro, quello che noi possiamo fare, però al massimo di quello che possiamo fare, non col piede sul freno, col piede sull'acceleratore. Ora è interessante vedere come fra i nostri padri Yitzhak si distingue in modo particolare quando ha una visione superficiale non ci sembrerebbe, perché ci sembrerebbe anzi che Abraham Avinu ne ha passate di cotte di crude molto più di lui, Jacob, eccetera. Eppure c'è qualcosa di molto speciale proprio in Yitzhak. La Gemara racconta che in futuro, nella redenzione, Dio si presenterà ai nostri padri e dirà a ciascuno: i tuoi figli hanno peccato contro di me, cosa devo fare con loro? Avraham Avinu risponde che se hanno peccato dovranno morire le Kiddush Hashem per santificare il nome di Dio. Con Jacob Avinu succede la stessa cosa. Dio gli dice: i tuoi figli hanno peccato, cosa bisogna fare? E lui dice: cosa vuoi fare? Devono pagare il prezzo. Alla fine vedremo che Dio dice: né il primo padre né l'ultimo hanno ragione, e vediamo a chi dà ragione, vediamo cosa risponde Yitzhak. È molto bello quello che risponde Yitzhak. Dio arriva lì e dice: i tuoi figli hanno peccato, cosa bisogna fare? E Yitzhak risponde: cosa vuol dire i miei figli? Non sono i tuoi figli? Quantomeno metà metà. Dopodiché aggiunge e dice: oltre a ciò, fino all'età di 20 anni non si contano i peccati, non ci sono punizioni per i peccati, e così via, e trova tutte le attenuanti possibili e immaginabili. Ci ricorda un po' Moshe Rabbeinu. Yitzhak discute con Dio finché gli dice: i peccati di Israele non sono poi così tanti, e quelli che ci sono li prendo io su di me, perché io sono stato offerto come Olat Mima, come un'offerta pura, e li prendo su di me. E cosa succede? Che Kadosh Barucho accetta le argomentazioni di Yitzhak e non quelle degli altri padri, e perdona Israele. E allora che Israele dirà: Yitzhak, tu sei il nostro padre. C'è un'affermazione di questo tipo: tu sei il nostro padre. Yitzhak è stato un korban, è stato portato in sacrificio, non è stato, è sceso dall'altare, però è stato offerto, è stato portato, è stato fatto salire. E quando noi usiamo la parola corban nel nostro lessico comune, ci viene sempre a dire: sono un corban, un poveretto. Yitzhak non è stato un corban nel senso di un poveretto che gli è toccata una prova così allucinante, no, ma nel senso che ha potuto acquisire la capacità di avvicinarsi, Korban, le Karev, a Dio, e di cambiare, e anche di credere in questa possibilità che esiste di cambiare in ogni ebreo. Questo sforzo, questo darsi del tutto, dove dice: legami bene, sono tutto con te in questa cosa, Dio chiede, io mi do completamente. Questo sforzo è quello che ha operato un cambiamento tale in Yitzhak da renderlo capace di vedere non soltanto in sé la capacità di cambiare, ma anche di darla per scontata assolutamente in ogni altro ebreo. E questo è un tesoro che lui ci ha tramandato, che noi dobbiamo fare nostro, perché uno degli impedimenti più tremendi che noi abbiamo è il non credere che noi possiamo farcela, è il non credere che noi possiamo cambiare. E questo è anche il trucco più usato dallo Yetzer Hara. Quindi Yitzhak crede nella possibilità che c'è in ogni ebreo di cambiare. Tutti per lui sono buoni veramente dentro, ed è vero, tutti possono cambiare e rivelarlo. E non a caso, guarda un po', il suo lavoro fu quello di scavare pozzi. È chiaro che scavare pozzi ha avuto anche un significato spirituale. Dove gli altri vedono solo polvere, lui sa che scavando in profondità esce fuori acqua viva. Quindi, guardando in profondità ogni ebreo, è sicuro che dentro vi sono tesori nascosti che vanno rivelati in ogni ebreo. E questa fiducia operò cambiamenti veri, come se si va a vedere la storia, sappiamo che
Yitzhak ha dovuto vivere in casa, educare, stare vicino a personaggi non facili, come fu Esav, suo figlio, e come fu il figlio di Esav, che paragonato a Esav sembra fosse ancora più terrificatamente malvagio, che era Elifaz. Eppure, con questa certezza che Yitzhak ha sempre trasmesso, che io non ci credo che non c'è niente da fare, io non ci credo che non c'è qualcosa di buono dentro. Ha nutrito sempre questa fiducia, questa possibilità, e i risultati si sono visti, perché quando Esav ha comandato a suo figlio di raggiungere Jacob Avinu, che se ne stava andando perché sapeva che Esav voleva farlo fuori, e gli ha detto di ammazzare suo fratello Jacob. Sappiamo che una, forse l'unica, mitzvah molto importante per Yitzhak era il kibud av, era onorare il padre, questa è la stessa cosa che ha trasmesso a suo figlio Elifaz. Quindi se Elifaz riceve un comando da suo padre, è indubbio che deve andare lì, trovare Jacob e ammazzarlo, non c'è nessun dubbio, non si pone proprio il dubbio. Eppure accetta la condizione che gli propone Jacob, dice: non ammazzarmi, prendi tutto il mio denaro, è scritto che un povero è considerato come morto, tu sei uscito d'obbligo per quello che tuo padre ti ha detto e lasciami andare. E Elifaz lo fa. Per come ha potuto tirar fuori in quel momento questa parte? Solo perché è cresciuto in una casa dove Yitzhak ha creduto che anche in lui ci fosse qualcosa di buono. E in un futuro più lontano, cosa che non ho capito bene tutta la storia, ma Elifaz ha avuto anche il merito che attraverso di lui è stata pronunciata una profezia, che Dio ha messo un Ruach HaKodesh a lui, un personaggio veramente malvagio. Per cui adottare questa cosa che Yitzhak ci ha trasmesso è un lavoro così fondamentale, credere in noi, nella nostra possibilità di cambiare e nel bene che c'è in ognuno di noi è una base che deve diventare non una comprensione solo teoretica, ma un guardare il buio, e ogni volta che io guardo il buio non vedo veramente buio, vedo la luce che viene fuori dal buio, che io posso far venire fuori dal buio. Quindi contro ogni evidenza tutti possono cambiare. L'importante è cercare sempre di superare i nostri limiti, e quando noi spezziamo i nostri limiti, possiamo spezzare anche quelli della realtà che ci circonda. Ancora una volta, quando noi vediamo il buio, dobbiamo imparare a non vedere veramente del buio, ma la luce che da lì, con il nostro sforzo, può uscire. Il buio viene a svegliarmi, mi porta, come nell'esempio dell'albero, a produrre radici più forti, più profonde. Ora, questo è l'insegnamento che prendiamo oggi dalla Parashah, e di queste forze ne abbiamo veramente bisogno perché, ripeto, siamo in un momento della nostra storia critico, un momento pieno di potenziale che ci può portare veramente a qualcosa di inimmaginabile. Per cui non vogliamo perdere questa occasione, vero? Ditemi, vero? Amen, vero, vero, verissimo, confermo. Quindi prendiamo questi strumenti, meditiamoci, pensiamoci sopra. Anche l'esercizio proposto da Zilke Zabbi, secondo me è un esercizio utile. Facciamo finta, convinti che Eliav adesso ci bussa alla porta e dice: fra 24 ore, Moshiach arriva, preparati. E vediamo cosa in genere noi diciamo: sì, più tardi non è così importante. E sappiamo benissimo che sono le cose che dobbiamo fare e la potenza che hanno queste cose, cosa possono fare di incredibile nel mondo. Per cui auguro a tutti noi un lavoro efficace, Amen. con forze Amen. positive, con grande Amen. visione positiva, Bezrat Hashem.